tanto è così, quando vieni per utilizzare la macchina poi non va. Ma vi spiego meglio cosa è successo. E fino qua tutto bene. Per cui ieri, tutto felice, inserisco le chiavi della macchina, provo ad accendere e la macchina si accende. A questo punto dico, facciamola scaldare un po'. Freno a mano tirato, vado per toglierlo e niente succede. Vi rendete conto? È rimasto bloccato il freno a mano e quindi ha bloccato la macchina per sempre. Ora vi mostro cosa succede. La macchina rimane ferma perché blocca sulle ruote posteriori. Ma aspettiamo un attimo a incattarci e capiamo se può essere la batteria. Quindi ho appena scoperto che qua c'è la chiave per smontare le gomme, ma non ci serve. Qua c'è il kit se buchiamo, ma non ci serve. E qui c'è la batteria. Ora, cosa sensata potrebbe essere staccarla e vedere se le spie si possono resettare. Quindi ci serve una chiave da 10. Lei e lei. Che poi io l'ho anche semplificata, ma prima di capire che la batteria era lì sotto, ieri notte, ne è passato di tempo. Una volta staccato il polo, ho letto che è necessario aspettare 10 minuti, per cui vediamo. Se la macchina parte, siamo a posto, belli, tutti felici e contenti. Se non parte, cioè come la sposto da qua con le ruote bloccate per caricarla sul carro attrezzi? No, rega, non si è spenta! Questa è la faccia di una disperazione totale. Totale. Ora chiamo il centro Porsche Bologna. E vedi anche mi dice. Servizio di segreteria telefonica. Per ora non mi dice un bel niente. Volevo avere un'informazione tecnica perché ho una Porsche GT3 RS e rimane il freno a mano bloccato. La faccio contattare quanto prima le tecniche dell'officina del centro Porsche di Bologna. Grazie. Ok, sono le 11:15, vediamo quanto tempo passa prima di sapere come possiamo muoverci. Mezz'ora dopo richiamiamo e vediamo se c'è stata qualche novità. Bologna, buongiorno, sono Gabriela. Sono in macchina e il freno a mano è rimasto inserito e non si riesce a disinserire. Ho i colleghi impegnati, sollecito immediatamente, la posso ricontattare appena possibile. Grazie mille. Facciamo una storia per i social, magari qualcuno ci sa rispondere. Quel giorno in cui tu torni, tutto carico, vuoi usare la macchina, ma, e qui vi chiedo aiuto, magari qualcuno sa darmi la risposta. Freno a mano tirato, io provo a toglierlo, guardate, tic, vedete, non si toglie e sta, porca boia, acceso. Allora ancora non c'è la soluzione, ma chiamiamo Andrea Fontana, pilota Porsche Carrera Cup, che sicuramente conosce qualcuno in Porsche. Ma per caso posso chiamarlo? Sì, puoi chiamarlo, però non so cosa ti possa risolvere. Ci ho parlato, mi ha detto guarda, bisogna attaccare la diagnosi e capire. Se vuoi ti faccio chiamare. Ennesima persona che sentiamo. Vediamo. Ciao, sì, mi ha detto che ti ha anticipato. Cioè il freno a mano qua rimane inserito. Fammi un piacere, mi riesci a mandare il numero di telaio? Faccio un attimo uno squillo in Porsche Italia, almeno per fartelo sbloccare, per usarlo. Perfetto, grazie. Beh, allora mandiamo un numero di telaio e vediamo se il buon Andre ci riesce ad aiutare. Allora, l'unico modo è metterti la cintura, mettere la retro e dargli il gas. Prova a vedere se si sgancia. Ok, adesso. Metti la retro. Fatto. Ma va, è andato. No. Qua qualcuno deve pagare da bere. No. Ma sei un genio, Andre. Era dalle 10 di mattina che stavo impazzendo. Mi sdebiterò a dovere. Ci siamo, signori. Torniamo ufficialmente a bordo del GT3 RS. Cioè, sembra tutto così banale, ma vi spiego meglio perché questa mattinata è stata un inferno. Salgo sull'auto, accendo tutto normale, provo a togliere il freno a mano, non si toglie. Mi dico, boh, ma che strano. Faccio tutta la procedura di ripristino che mi è stata detta. Nulla succede e mi inizio a preoccupare. Chiamo il centro Porsche di Bologna, ma dopo 4 ore ancora nessuno si è liberato. Inizio quindi a chiamare tutti i miei contatti cercando aiuto. La cosa più strana è che alla fine l'auto era entrata in una sorta di sistema di protezione, per cui l'unico modo per sbloccare il freno a mano era salire in auto, accendere la macchina, mettersi la cintura, innescare la retromarcia e dare gas, se non che dietro io avevo una siepe. Ma alla fine comunque quello che conta è che ce l'abbiamo fatta. Da solo non ci sarei mai arrivato. Le due prime criticità che ritrovo dopo 30 giorni che non la guido, che la visibilità è minima, cioè non vedo niente. E la seconda è che non c'è la telecamera posteriore, che mi ero dimenticato, perché è pesante. E avendo il kit alleggerimento, tutto quello che era peso in più, anche di pochi grammi, è stato eliminato. Direi che un ripristino è d'obbligo, anche perché di sporco ce n'è in abbondanza.
signori, quest'oggi siamo tornati ufficialmente qua da Maffer Garage e le vedete insieme per la prima volta entrambe, perché sto facendo fare un doppio lavoro ai mezzi. Come sapete, l'M2 non è stata fortunata nel corso della sua vita. In particolare, una mattina mi sono svegliato a Milano e ho trovato tutta questa parte dell'auto completamente distrutta, proprio perché hanno provato ad aprirla e probabilmente a rubare la macchina o qualche cosa contenuta in questa, ma non ce l'hanno fatta per fortuna. Quest'estate poi in Sardegna mi hanno tagliato ben due ruote, quindi per evitare altri spiacevoli inconvenienti la scelta strategica è stata quella di andare a mettere un sistema di allarme sia sull'M2 che sulla GT3. Ma non ci siamo limitati solamente a mettere l'antifurto satellitare, ma abbiamo installato anche il blocco avviamento motore in modo tale che nessuno possa accendere la macchina senza le chiavi originali, poi l'antifurto perimetrale della macchina con tanto di sirena nascosta dentro al vano motore, che fidatevi fa un baccano assurdo perché l'abbiamo testato prima. E se nonostante tutto questo viene comunque rubata la macchina, viene mandata una chiamata d'emergenza alla centrale operativa che mi avvisa e mi chiede se effettivamente la macchina è presente o no. In caso di assenza dell'auto vengono chiamate direttamente le forze dell'ordine. Avevo fatto un video anche sugli altri canali social per spiegarvelo. Il sistema di allarme si chiama Record, per chi lo vuole sapere, e praticamente ti dice istantaneamente in qualsiasi momento dove si trova la tua auto, il che è molto utile se non ti ricordi dove l'hai parcheggiata, ma soprattutto se la presti a un amico o se non la trovi perché magari te l'hanno rubata. In più, se qualcuno sblocca la macchina senza le chiavi originali, suona l'allarme, vi arriva la chiamata sul telefono e se voi non rispondete chiamano direttamente la centrale operativa per andare a fare tutti i controlli del caso. Qui abbiamo smontato tutto il pannello superiore e ci sono un po' di cavi che iniziano a comparire, così come anche qua sotto. E sfruttiamo l'occasione per montare le minigonne laterali in carbonio sull'M2 con questo aspetto risultante. E finalmente facciamo la prima modifica alla Porsche. Che cosa abbiamo qua? Cinture a 6 punti mai utilizzate. Bro, ma perché c'è soltanto per un pilota? Il passeggero cosa fa? Guarda. Tristezza questa roba, eh. Il giorno dopo, come promesso, siamo tornati operativi. Ah, c'è stata una modifica nel mentre che non sapete, ma ora non perdiamoci in chiacchiere perché c'è il video dedicato e torniamo dal mitico Jack. Jackie, cosa stiamo facendo? Stacchiamo il sedile così Andre si siede per terra. No, dai, cambiamo le cinture. Ovvero andiamo a montare loro. Staccato il connettore. Hola. Pedilino perfetto, bellino, tutto full carbon. Finalmente possiamo eliminare una cosa ineliminabile. È una vite delle telecamere che ho perso incastrato nel sedile. Il tutto è per togliere quella vitina lì. Attenzione! Adesso vieni su. Il dito. Eccola, il colpevole di tutto ciò. Allora, prova del 9. Mamma mia, mi leghi qua a me? Individuato il luogo d'attacco. Sei soddisfatto, Jackie? Le due laterali sono state montate, manca le posteriori, che attaccheremo la roll bar posteriore. Cinta numero uno messa. Comunque c'è un sacco di spazio in sta macchina se smonti i sedili, eh? Stessa cosa per la seconda. Scoperta del secolo, il sedile è bucato. Signori, i lavori procedono e vanno avanti, ma attaccheremo le cinture al telaio e non alle cinture di serie. Perché solitamente va così. Perché è arrivato Giacomino! Ciao Andreitos. Qui dobbiamo stracciare i tappetini, purtroppo. Bisogna togliere 1, 2, 3 e 4 con questo. Tu cerchi violenza? Terzo intervento per Jack. Come sono andati i primi due, Jack? Molto bene, dai, non gli abbiamo fatto male, non si è lamentata e... Bene, dai. Olla, perfetto. Altro punto di ancoraggio delle cinture. Allora, sedile rimesso su, ufficialmente tutti i punti della cintura dovrebbero essere ok e ora serriamo il sedile. Il giorno dopo. C'è una triste notizia. Tu che c'hai l'orecchio, senti bene? C'è qualcosa che blocca, che tocca contro la ventola. Ma può essere un sasso che vibra sotto il passaruota. Secondo me è una ventola e c'è una roba in mezzo alla ventola, perché lo fa quando si scalda. E niente, proviamo a smontare tutto. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Cioè, già me la smonti? È rotta. La riporterei dove l'hai comprata. Giusto, giusto 10 ore di distanza. Già tolto un pezzo. Ah, è lì la ventola. Ah, si vede che era mangiata. Cacchio, buona, abbiamo già beccato il punto. Arriva l'aria fin qua, mi posso pettinare. Esatto, guarda lì, tac.
Non metterci mica la mano, direi. No, ma la... penso che toccava qua perché vedi la parte più... Ma stai cercando dei soldi? Sassi del Nürburgring. Speriamo ben di no. C'è roba o non c'è niente? Poca roba. 500 euro non le metto. Pensi sentire un po' di sassi? Ecco, adesso li ho fatti uscire. Eccolo, basta. Dac, trovato. Buone notizie perché la ventola è partita ma non sta facendo casino. Sarebbe stata mia intenzione chiudere con un bel video in azione di questi 9000 giri al limite, ma credetemi, sto di nuovo facendo dei lavori pazzeschi alla macchina, in particolare la nuova livrea, e se mi seguite sugli altri social forse qualcosa avete già sospettato, anche perché veramente è qualcosa di fuori di testa. Vi invito a seguirmi su tutti gli altri canali che trovate il link qua sotto in descrizione se non vi volete perdere tutte le novità in anteprima, e soprattutto mettete la campanella perché il prossimo video sarà una bomba senza limite.